Salve a tutti, credo di adesso di essere in trasmissione in onda. Intanto mentre controllo se siamo in diretta, penso di sì, mi danno conferma. Se mi incontrate in diretta vi saluto e incominciamo con una nuova sigla. Partino Barone e Conti, Eccoci. principe e marchesi, ma parla lo sta tarantella calabrese. Ecco la zona, è un professionista. Forza andò Cecillo, came di chista. E incominciamo con questa tarantella che è una tarantella calabrese. Allora, buonanotte a tutti quanti voi qui da Melbourne, dall'Australia. Incominciamo questa seconda trasmissione, seconda puntata di Serin Pekuie, che poi significa appunto come stai, dove sei o dove stai. Allora, dovremmo avere alcuni ospiti stasera. Intanto, mentre dovrebbero arrivare, ci dovrebbe essere anche la. Intanto qui mandiamo la sigla un attimino. Dovremmo avere il collegamento anche con Leo, che appunto Leo Medea, che dovrebbe stare in connessione. Intanto facciamo che ne un po' di sigla. Non vi preoccupate, c'è l'audio. Passiamo questa tarantella mentre si fa compagnia come sigla di apertura e chiusura di questa trasmissione che durerà un'oretta circa. Allora, siete collegati con Melbourne, qui da me sono le ore 8 e 11, siamo partiti un pochettino con ritardo perché stavo mettendo a punto alcune cose, stavo aspettando che apparisse pure Leo, ma Leo non so, adesso che pure lui ha difficoltà. Infatti, un ospite che sarebbe dovuto apparire stasera con noi mi ha mandato già non è giusto dire diniego, ma diciamo, mi ha avvisato che lì dal village non c'è molta connessione addirittura, e quindi lui non poteva collegarsi. No, non ha Facebook questa persona, quindi l'invito gli è raggiunto proprio tramite WhatsApp, gli avevo mandato. Comunque, se qualcuno di voi può o vuole, ecco io adesso, se qualcuno di voi vorrebbe partecipare, ci avvisi come tramite Messenger e tramite Messenger allora mi arriva e quindi io posso diciamo aggiungere e mandare l'invito. Intanto vedo che sta entrando nello studio Leo Medea, che si sta preparando, sta togliendo la giacca e fra poco sarà invisibile. Allora, ecco, lo facciamo. Sei pronto, Leo? Ti porto in questo istante, sei in diretta. Sì, allora Buonasera. Mi saluti, saluti a sento? tutti. Saluti Allora, ci siamo? a tutti. Ciao, ciao. Spero che il Allora, segnale arrivi bene. il segnale arriva ottimo. Come
come stiamo? La Firenze, bene, bene. Il livello luce come arriva? Arriva bene? Sì, sì, va benissimo, perché non ti muovi troppo, ma dovresti mettere tutto fermo, così puoi, come dire, parlare meglio e concentrarti su quello che... Sì, va bene, fare. Va bene. Non so come vi arriva ora. Ora è un po' troppo scuro, magari, se mi giro sì, da questa sì. parte. Sì. Dipende che punto prendo nella poltrona. Va bene, va bene, allora starò così. Allora, Leo, buona serata lì a Firenze. Sì. Avvisiamo il nostro pubblico che cambieremo formato, cambieremo schema. Leo, mentre io mando l'invito, perché ancora non è partito nessun invito, sì. Cioè, gli ospiti lo sanno, ma adesso gli arriva il primo l'invito ufficiale, quindi potranno partecipare, ma da oggi, insomma, da stasera porteremo uno alla volta, in modo da poter più parlare invece di creare molta, come dire, molti quadretti sullo schermo e poi distrazione, perché devi sapere che c'è Giuseppe, mio fratello, che quando cambiavo le schermate dice che lui si infastidiva, ma intanto devi farla ogni tanto. No, ma poi voglio dire, anche ora, no, vabbè, posso guadagnare anche un'altra posizione, metterlo fisso, io mettermi su una sedia o su una poltrona, non è quello il problema, la questione, che poi non sono problemi, perché si vede abbastanza bene, può essere che con, come si chiama, StreamYard, con questo StreamYard, no? Con questo sistema, con questa piattaforma, quando parli devi posizionare, se sei con il telefonino come me ora, un po' inclinato, perché tu possa essere ripreso tutto a livello di faccia, perché se io parlo così, se io già mi metto così, vabbè, così può andare già bene. Vabbè, ma dipende proprio da me, se io adesso inquadro così c'è tutta la tua schermata. Sì, dipende anche da quello che fai tu, sì, è vero. Allora, forse questa è migliore, quando c'è lo schermo, perché uno può stare un po' più fisso, se no, quando poi lo riduci, no, metà della mia faccia, se non tengo bene io il telefonino, che mi faccio l'autoselfie, in poche parole, se non tengo bene io il telefonino, vengo reciso per metà faccia, quello volevo dire. Sì, allora sì. Con questa più larga non ci sono problemi, uno lo può tenere anche fisso, no, e non ci sono problemi. Invece quando la riduci uno deve leggermente inclinare, capito cosa voglio dire? Deve spostare la camera, quindi io a volte la spostavo anche per questo, no? Perché comunque sì. La visione fosse totale del viso, almeno, no? A prescindere che poi uno possa essere più o meno bello, no? Con una battuta, il viso nel senso comunque di interfacciarsi a livello di videochiamata, no? In questo senso, in senso tecnico. Sì, intanto ricordiamo che siamo in diretta live dal gruppo Radio Teleparsec, e purtroppo poco fa ho aggiunto pure Balcromer, ma se qualcuno non è, diciamo, adesso è cambiato pure tutto, non c'è bisogno di mandare da dove è generata la trasmissione, perché si può partecipare soltanto se vi arriva l'invito. Questa è la cosa che cambia, cioè se non vi arriva il link per entrare in trasmissione è inutile, non c'è nessuna, diciamo, icona che vi fa entrare in diretta. Allora, Leo, mentre tu parli, sì. Io invio il primo invito, vediamo se la persona a cui ho mandato prima è disponibile, perché come dicevo prima che tu venissi lì in paese c'è poca connessione, poca rete, e quindi qualcuno ha declinato perché c'era poca connessione, addirittura siamo a questi livelli ancora al nostro in Calabria, c'è poca connessione e qualcuno non può collegarsi. Allora io ti metto in schermata principale. Ti metto in schermata principale, quindi puoi andare avanti finché io
in regia qui spedisco un invito, dai. Allora, non mi avventuro in cose tipo coronavirus o altro, perché quello è meglio discuterli tutti insieme, perché ognuno ha le proprie idee, ognuno ha il proprio sentore riguardo al coronavirus, a tutte le tematiche, e quindi non mi avventuro, nel senso che mi piace più parlare con gli altri di questi temi che non avventurarmi io in delle chiose o in editoriali comunque creati lì sul momento. Quindi mi viene più congeniale parlare di sport e di Crotone, gruppo Radio Teleparsec, che gruppo Palcrome, significa gruppo che parla di Crotone, di Serie A. Il Crotone nel prossimo turno incontrerà il Napoli nel prossimo weekend, poi vi daremo i dettagli dell'inizio, della partita, degli orari, di tutto, non solo del Crotone, del Napoli, ma un po' di tutto. Quindi Crotone-Napoli non è certo la partita giusta per poter risalire la china, perché il Napoli magari sarà stanco perché sta giocando, cosa fa ora? Al momento il Napoli fa 1-1 contro la Z di Alkmaar in Olanda, e quindi sarà stanco. Ora siamo al 64esimo in Olanda ad Alkmaar contro la Z 67, il Napoli fa 1-1, insomma sta giocando, sta sudando, può darsi che arrivi a Crotone anche un po' stanco, e quindi per la squadra di Stroppa potrà essere anche un'occasione per poter raccogliere qualche punto, che con il Napoli, con la Juve l'ha già ottenuto il Crotone, ma anche col Torino a Torino, e fare punti con Napoli, Juve e quelli di alta classifica in ogni caso è un bene, perché dà morale ma smuove un po' anche la classifica. Poi il Crotone, te lo dicevo anche un'altra volta, Carmelo, no? Ti ricordi? Ti dicevo che il Crotone, se starà attaccato al gruppo delle 5-6 squadre anche in aprile, poi può fare lo sprint fine marzo. Adesso con chi gioca questa settimana, Leo? No, lo dicevo prima mentre tu eri impegnato, ho fatto la nota sportiva sul Crotone, e gioca contro il Napoli a Crotone. Il Napoli ora sta giocando in Coppa, la ex Coppa UEFA e l'Europa League, sta facendo 1-1 al 65esimo ad Alkmaar in Olanda contro la Z67, sta per vincere il girone, quindi il Napoli sta sudando, sta comunque mettendo in campo molte energie, e a Crotone potrebbe arrivare domenica un po' stanco, molto più stanco rispetto a una settimana normale, no? Il Crotone potrebbe approfittare di questa fatica europea del Napoli per cercare di fare qualcosa. Chiaramente a livello di squadre e di rose non ci sono paragoni, no, non è che si può fare un paragone. La rosa del Napoli e anche la squadra, anche come sta giocando ora, è molto più forte del Crotone, però sì. Voglio dire, non perse neanche contro la Juve, ti ricordi 2 mesi fa, no? Pareggiò il Crotone, pareggiò con la Juve, se pareggiò con la Juve potrebbe pareggiare anche con il Napoli, se non vincere, perché ad Alkmaar ne avrà ancora un po', no, ha segnato l'Arsenal, allora, perché è in diretta l'Europa League, la sto seguendo in diretta, ma il Napoli fa ancora 1-1 e quasi al 70esimo e sta mettendo in campo molte energie, no? Quindi a Crotone verrà una squadra un po' più stanca rispetto al solito, però sì, sì, sì. A volte nel calcio non c'è una certezza matematica di quello che sarà, di quello che è il pronostico, no? Nel calcio a volte succede anche l'imponderabile, speriamo che possa succedere a favore del Crotone, no? Perché ne ha bisogno. Dunque, Leo, non vedo nessuno di tutti quelli che hanno ricevuto l'invito, non vedo nessuno che bussa o entra, poi spiegheremo come entrare. Intanto io ti mando in primo piano, e poi sì. Mando pure un filmato che tu vedrai pure mentre sei in diretta, che io sono andato a prendere questo filmato è stato pubblicato nel mese di il 20 di maggio, quando c'era il primo lockdown nel paese. Qualcuno ha girato questo filmato, sì. In macchina,
ed è impressionante perché questa persona, adesso non ricordo chi l'abbia messo sul gruppo Pal Cromwell, non mi viene in mente, però ho preso il filmato, dovrei averlo pronto di metterlo in schermata, e si vede durante il lockdown questa persona cammina con la macchina, ed è impressionante perché non c'è nessuno in giro. Quindi mentre io ti cambiamo un po' la situazione, io metto il filmato, d'accordo? Tu magari se vuoi commentarlo in diretta, perché io controllo qui se hanno ricevuto gli inviti, perché mi arrivano messaggi a destra e a sinistra, d'accordo? Benissimo, benissimo. Allora puoi mettere il video. Sì. Allora, eravamo nel maggio del 2020, di quest'anno, un po' infausto, no? Passerà alla storia, ma un po' infaustamente, no? Avremmo preferito non passare alla storia per questo famigerato virus, no? Che poi lo ricordiamo, non ha neanche la struttura dell'essere vivente, non è un essere vivente, però si attacca alle cellule quando lo fa, e lo fa in maniera anche letale per molte persone che già soffrono soprattutto di altre cose, no? Di altre patologie, soprattutto se sono in età avanzata. Comunque bisogna che tutti stiamo attenti. Allora, se il video parte, Eugenio, sei pronto con il video o aspettiamo ancora? Allora, sto cercando, dimmi te, perché dimmi. Sì, sto cercando di vedere dove il file, un attimino che vado a vedere, ho diversi, ecco, ho capito dove, in quella cartella sta. Sì. Visto. E adesso devo prima caricarlo, e lo faccio adesso, e poi dopo lo possiamo condividere in diretta. Un attimino. Intanto lì, come ripeto, c'è poca connessione, ancora c'è in paese. Tu quando stavi lì in paese come riuscivi a collegarti? Facevi pure, ma i salti mortali? Io praticamente con Team no. Magari qualche volta che c'è stato qualche collegamento imperfetto è perché magari io avevo chiuso, non avevo attivato bene magari gli hotspot, quindi il wifi. Però se io salgo sul balcone mio, no, lì da me, vedo Cotronei, e Cotronei c'è il ripetitore, io vedo anche le luci la sera di Cotronei, ora non dico di Petiglia perché si trova dall'altra parte, però di Cotronei e quella zona io vedo tutto, no? E in Sì. pratica mi favorisce anche nel maltempo, perché anche nel Natale scorso, quindi balcone, parte della cucina di mia sorella su, no, che poi loro non vengono e sono vani che uso anch'io, si prende benissimo. Certo, se mi sposto giù devo girare, però io c'ho come punto strategico il balcone di casa mia, e quindi per quanto riguarda il discorso team io sono a posto. Io non prendo solo se mi muovo, ma Allora, se sto su io da me prendo sempre. esco dalla schermata, lascio solo te e tu vedrai. Sì, allora.
Leo, ci sei? Sì, prima parlavi, però non ti Sì, sentivi. neanche te. Mi pare che quando va l'audio, cioè va il video, azzera i nostri microfoni. Comunque abbiamo visto Abbiamo visto. il paese come a quest'ora è tutto isolato, è qualcosa di incredibile vederlo. Questo era un video che era durante il lockdown del 20 maggio, quindi penso che adesso sia la stessa situazione. Io ho inviato diversi inviti anche in però Leo, se tu ti mando in primo piano, io vado a vedere se hanno ricevuto questi inviti. Bene, allora oggi ho postato anche un video di Esperia TV, una TV che trasmette da Crotone, ed è stato invitato dal conduttore, che è anche direttore di Esperia TV, il sindaco di Pallagorio, Umberto Lorecchio, il quale si è rammaricato abbastanza, no? Con la No. regione, con chi ha deciso la zona rossa, perché lui è stato avvisato solo tramite Facebook. Ora voglio dire, può essere anche giusto o meno decretare un comune, un luogo, una zona in zona rossa, però almeno avvisare i primi cittadini non sarebbe male, no? Questo vale per tutte le regioni e per tutti i comuni, visto che i sindaci di tutti i comuni, ovviamente, sono anche i responsabili sanitari in primis, in prima istanza, del paese che governano, no? Quindi poi magari possiamo invitare anche il sindaco stesso. Era molto rammaricato, per non dire arrabbiato, Quando è andata in perché onda questa intervista? Quando è andata in onda, Leo? allora io l'ho già postata. Come sai, come dice mio nipote Gianni, sono un po' un fautore di un certo giornalismo, anche se noi non siamo giornalisti. Ognuno fa i nostri mestieri, no? Però è un giornalismo inside, no? Di stare un po' dentro la notizia in tutte le ore e in tutte le fasce della giornata. E beh, io che pensavo di essere più per l'approfondimento, almeno un tempo lo ero, mi sto dedicando anche giocoforza, no? I vari ritagli che ho di giorno, tra lavoro e attività fisica o altre cose che faccio, leggere o altro, nel nostro fare un certo giornalismo inside, anche senza essere giornalisti, ripeto, giornalisti è un'altra cosa, no, con tanto di iscrizione all'albo e tutto, con tanto di responsabilità, non sono solo bravure, no? Responsabilità civili, penali che hanno con l'ordine giornalisti, noi non lo siamo. Però ho trasmesso subito perché per caso stavo guardando Esperia TV online ed è stato al minuto 5, dal minuto 5 al minuto 12 di questi 40 minuti di video, c'è Sì. Umberto Lorecchio che è un po' abbastanza arrabbiato con chi ha preso la decisione della zona rossa, Spirlì comunque, no? Il presidente della regione, abbastanza arrabbiato perché lui non è stato avvisato proprio. Ora Addirittura. voglio dire. Sì, l'ha detto lui, l'ha detto al giornalista. Il giornalista, come me, come altri, capivano lo sfogo del sindaco, no? Lui ha saputo la notizia attraverso Facebook, magari attraverso quella notizia che poi io ripostai su Palgromel. No, ora non è che, voglio dire, mi piace questa cosa. Io o altri, quando abbiamo postato, pensavamo che il sindaco avesse saputo ben prima, no? Da Spirlì che Pallagorio stava diventando zona rossa. Quindi il Invece sindaco diciamo. non sapeva niente che veniva destinato a zona Ma rossa. sì, ma questa non è una ricostruzione mia. Il sindaco l'ha detto con sue parole, poi lo sentirai pure tu, dal minuto 5 al minuto 12, ci sono 7 minuti di intervento di Umberto Lorecchio, del nostro sindaco, del sindaco del nostro comune, Pallagorio. E dove lui esprime tutta la sua rabbia per non essere stato avvisato da nessuno. Quindi il livello regionale forse qui ha sbagliato perché un sindaco, lasciamo stare Umberto o altri, no? Qui non è che si parla per voler parteggiare politicamente o meno, o voler vedere le amicizie,
a me lega una lunga amicizia da quando eravamo bambini, non mi lega ad Umberto, però a prescindere da tutto, no, uno dice le cose, no, a prescindere da tutto. Oggettivamente un sindaco deve essere avvisato non tramite Facebook, deve essere avvisato ben prima se il proprio comune sta diventando zona rossa o meno. Sì, ma penso che se hanno preso questa decisione lì dalla regione, si vede che l'USL, come si chiama, l'ASL, Perfetto, perfetto. avendo dei dati in mano, ha dovuto, diciamo, Sì, però informare. forse in Italia ci sta scappando un po' tutto di mano. Io sono d'accordo con te, Eugenio. L'USL, Spirlì ha letto gli... Però voglio dire, volete avvisare in parallelo anche il sindaco, che è la massima autorità sanitaria del luogo? Cioè, Sì. direi le stesse cose se ciò fosse successo a Firenze con Nardella, no, che poi fa parte anche della mia parte politica. Io direi le stesse cose. Non è che vado a guardare il colore politico per dire no, però è grave che comunque non venga resa partecipe l'autorità primaria in un luogo. Che il sindaco, i sindaci di tutte le nostre città rappresentano in primis la massima autorità anche sanitaria nel luogo. Cioè, tu che fai? Tu USL e regione non dici a Belcastro, a Cotronei, all'orecchio Palagrio che stai per far passare i loro centri in zona rossa? Certo, certo. Io non è che dico che Belcastro o Umberto o il sindaco di Pizzo devono prendere parte alla decisione. È chiaro che no, ci sono dati USL, però lo trovo ingiusto che una delle massi che la massima autorità di un luogo venga avvisato magari tramite Leopoldo e tramite Facebook. Non mi sembra un granché visto che si tratta di autorità, no? Certo, e poi Magari la regione e l'USL potevano chiamare il sindaco 5-6 ore prima di dare lo spaccio alle agenzie giornalistiche e a Facebook. Non mi sembra un grande bell'agire quello di Spirlì. Ma io non giustifico Spirlì, ma secondo me lui ha avuto dei dati, è stato come automaticamente, come quando qualcuno viene segnalato che sia positivo, automaticamente il sindaco va a firmare l'ordinanza. Ok, Non va... però se io sono Nardella, no, o Umberto, o il sindaco di Bolzano, e so Sì. che il mio comune, e io sono anche la massima autorità sanitaria, no, nel luogo, e lo è, perché il sindaco lo è, il sindaco di 8.000 comuni siamo in Italia, è la massima autorità sanitaria. Cioè, come fa a sapere tramite Facebook un sindaco che sia di Pallagorio, di Manfredonia, di Senigallia, di Roma, sapere attraverso Facebook che il suo paese qualche ora dopo sarà zona rossa? Come? Cioè, si sente un po' esautorato, giustamente, no? Sì. O come fa un presidente di regione, per dirla ancora più grossa, come Giani, dove i numeri stavano migliorando? E a Roma qualcuno alla Toscana gliela sta tirando perché non ha numeri da zona rossa arancione e invece rimarrà arancione e a partire da lunedì prossimo anche Gianni, non solo Umberto, Gianni è arrabbiatissimo perché ha numeri migliori di altre regioni, no? E lo hanno messo zona rossa e cioè lì a Roma o a Catanzaro qualcuno sta comandando senza parlare ai governatori, ai sindaci. Mi sembra un golpe, voglio dire, lo dico quando capita a quelli della parrocchia mia e lo dico anche quando capita ad Umberto, non è che, cioè, non guardo il colore politico. Qui qualcuno sta facendo un po' come meglio crede, anche in barba alla matematica, in barba ai sindaci, in barba ai governatori. Ora, voglio dire, le decisioni magari come dici tu, perché tu poni l'accento giusto sull'ASL, saranno pure quelle, però avvisa i sindaci. Avvisa i governatori con tempo un giorno prima, Ma non ti dico qualche. penso che automaticamente loro come comunicano con la regione comunicheranno con i comuni, perché hai visto che mandano quelle tabelle
di aggiornamento. Secondo me, automaticamente, come avranno comunicato alla regione, avranno comunicato, penso, al comune. No, però Umberto nell'intervista dice altro, Eugenio. Umberto nell'intervista, poi lei, quando finiamo vai a risentirla, perché io l'ho postata alle 20, perché alle 19, e c'è, se tu vai, scorri su Palcrome, la trovi subito, no? Dal minuto 5 al minuto 12 vai subito ad Umberto. Umberto dice che l'ha saputo, che ha saputo che Pallagorio stava diventando zona, era diventata zona rossa solo dai social. Quindi forse non è arrivato nulla prima al comune di Pallagorio. Cioè, non è, sì. può essere anche giusto, può essere anche giusto. Io non vado in merito a quello che fa l'USL o Sperlì. Però al sindaco, ai governatori va detto un po' prima, se no sa di golp, sa di non democrazia. Cioè, se a me me lo fa, se a scuola succede qualcosa nella classe mia e lo sanno prima i custodi, o lo sanno tutti, io non lo so, significa che io non conto nulla secondo loro. Magari, sì, non è magari non è così, io conto tantissimo, però se mi fanno questo è come se io non contassi nulla, o comunque è come se i governatori Gianni a Firenze, Umberto a Pallagorio come sindaco, è come, vabbè, tanto loro devono solo ubbidire. No, loro sono delle autorità. Sì, allora abbiamo allora sta cercando di venire ma non ci riesce. Chi è? Non ci riesce, però senti il suono, click, lo senti? Sta cercando di entrare, però tramite WhatsApp e non, o forse fa l'invito, non, cioè la procedura non segue come bisogna fare. È una persona che ha insegnato lì a Pallagorio, è un ex insegnante. Che lo saluto, è Franco, il professor Picca 3, che noi salutiamo tutti. Ma sta provando. Ma non, Picca 3, non che io gli parlai di un giocatore, Picca 3, che giocava nel Matera, che della C andò nella Serie B, in Serie B nel 1980, e mi ha detto: stai parlando di mio fratello. Ah. Quindi è fratello di Picca 3. Il giocatore che portò il Matera, il centrocampista del Matera che fu promosso in Serie B nel 1980. Sì, perché io l'ho visto, ecco, Franco, non, vediamo se non riesco. Allora, forse lui non ha, perché adesso lo vedo che è arrivato, allora gli dico il messaggio, devi dare accesso Picca 3, che poi abbiamo visto lì dai tuoi cugini, no? Da Attilio, da Antonio, da, ti ricordi quando ci siamo fermati con la Madonna? L'abbiamo incontrato quel giorno, l'ultima volta che abbiamo visto io e te il professor Piccarreta, che è Picca 3, è stato lì al Cucinaro, ti ricordi quando la Madonna si fermò? Sì, prima lì. Ecco, prima di guadagnare la discesa del Cucinaro, ci si ferma lì da Attilio, no? Da Samagonia, no? Sì, e lì abbiamo incontrato Picca 3, tu non lo vedevi da anni, e lì c'è stato l'incontro, no? Fra l'allievo Eugenio e il professor Picca 3. Noi parlavamo con l'ingegnere Gentile, con la signora Renata, ti ricordi? Eravamo fermi lì. E la Madonna stava guadagnando la discesa, no? Sì, Donna Olga, e noi eravamo lì e tu incontrasti Picca 3 quel giorno, che poi fece con noi un pezzo di processione, quella processione che tu hai mandato. Sì, perché lui era ospite da Antonio Ferraro, perché lui abita in Puglia. Gentile. Sì, che poi c'è anche Antonio Ferraro, che salutiamo da Andy, Antonio, no? Sì, infatti. Antonio Carminuzzi, MDQ, Antonio Frusquies. Esattamente, era ospite da loro, e quindi. Allora, Franco, ogni volta che sentiamo non riesce a connettersi, perché lui non c'ha Facebook,
sta cercando tramite WhatsApp, si vede che WhatsApp. Ma allora il professore, ora non so se mi sente, potrebbe cliccare dove... No, dove c'è scritto ti... to click here, è scritto click R con l'H. Se lui pigioni... ma lui non ti può seguire perché non c'ha Facebook, quindi se tu parli con lui è come se non parlassi, perché lui c'ha WhatsApp, è come il nostro Franco Amendola che l'avevo invitato e mi ha mandato un messaggio che dice che non c'è connessione. Questi che non quando Amendola dice che non c'è connessione vuol dire che non ha molta voglia di partecipare, almeno per quel giorno. Poi al compare la voglia gli viene, perché lì Filippo, Giuseppina, la famiglia a posto, e quindi sono persone buone anche d'animo e tutto. Però quando lui non ha voglia e diventa un po' come me, dei Chiavarri Angiughelli, no? E quando ci mettiamo una cosa in testa, no, magari semplicemente forse non aveva voglia di intervenire, via, assolviamo anche il compare. Però poi Amendola prende non coraggio, perché il coraggio non gli manca, poi voglio dire parlare, poi comunque è intervenuto, ti ricordi quando non voleva intervenire ad aprile, poi no, è intervenuto, sì. Ci ha mandato il brano per la Madonna, il brano col professor Legani di Monopoli. Sì, lui dice che è tutto. Allora gli ha mandato di nuovo un perché lui. Amendola è uno che ha bisogno un po' di cerimonie, in poche parole, un po' di due cerimonie le vuole, come Giuseppe. Okay. Amendola e Giuseppe ce li abbiamo uguali sotto questo profilo. Con qualche sì, cerimonia poi lui vengono. Mo sta seguendo, ci segue dal suo telefonino, poi gli ho detto puoi partecipare, non è che ti succede qualcosa, invece sono così a volte, io non sono un cerimoniere, perché devi non so cosa inventarti per farli venire su o cambiare idea. Comunque da quanto allora qua dice non riesco ad abilitare microfono e video. Dice allora gli scrivo di nuovo, vediamo se riesce, perché mentre sto parlando sto messaggiando con lui, ecco qua, vediamo se, ma lui avrà comunque l'invito dove c'è quel click here, ecco, here, ecco. No? Un attimino così lo faccio, vedi cosa dice, cosa dice, no, no, da qui non ci vedo, non riesco ad abilitare microfono e video. E lì basta dare i click quando te lo chiedono, no? Devi basta seguire. Basta un po' assecondarla la tecnologia, no? E a volte no, io mi ricordo quando ero agli albori a livello informatico, magari anche in inglese, seguendo in maniera pedissequa cliccavo dove mi chiedevano e entrai subito dappertutto, anche nei primi anni 2000, no? Devi un po' seguirli quelli della tecnologia, devi un po' seguirli, se ti dicono di cliccare lì è un'operazione matematica da fare, se non clicchi non entri mai. Allora ci arriva un messaggio da Domenico De Santo. È mio nipote. Ti dice... tuo nipote ti dice sei un freelance migliore di ogni giornalista che abbia etica lavorativa e morale di informazione giusta per i cittadini. È un po' di parte, perché mio nipote è un po' di parte, però ognuno cerca di fare quello che può, no? Su questo non sono uno che si monta la testa, nel senso, poi accetto i complimenti di mio nipote, però poi voglio dire, quello che ho detto prima, no, sia io che te abbiamo, no, felicemente i nostri lavori, neanche pensiamo di fare i giornalisti, anche perché giornalismo significa avere anche delle responsabilità a livello di codice, di tutto. Certo, se io e Eugenio, se fossimo giornalisti, saremmo già nella lista nera di mafia di qualcuno, perché non abbiamo molti peli sulla lingua. Saremmo sì, di quelli oltre... destinati a morire subito o a essere nelle liste nere subito, perché cioè,
quello che pensiamo lo diciamo. Molti giornalisti, con questo voglio dire che molti giornalisti con questo molte volte si devono, no, sottoporre alle logiche dei potenti e magari anche dei mafiosi. Per questo abbiamo una grande ammirazione, no, dei vari giornalisti che non hanno paura, tipo Scanzi, ma sono tanti, no? Sono tantissimi, sia di destra che di sinistra. No, ho leggendo che ultimamente... Ma lo stesso Giovanni Monte di Crotone, che è un giornalista, non ha paura né della mafia, né perché deve averlo. Giovanni, te lo dico Eugenio come informazione, è iscritto all'albo, però come hai visto è un nostro modello, però lui non ha paura, che chiaramente poi magari no, uno non rischia perché... Se la mafia facesse delle azioni, no, così spettacolari, andrebbe contro di lei stessa. Non è che poi ce l'hanno davvero sempre con i giornalisti, però voglio dire, giornalismo significa essere giornalisti, significa essere in primis coraggiosi come i magistrati. Noi siamo delle persone che abbiamo altri lavori. Abbiamo altri lavori, abbiamo il vizietto di dire le cose come le pensiamo. Finalmente ci è riuscito. Eccoci. Mi senti, Franco? Ancora non sei in diretta. Preparati perché io ti vedo e c'è Leo. Mettiti bene. Finalmente ci è riuscito. Questo mi rende molto contento che ci è riuscito. Si sta. Allora, mettiti un po' più lontano. Preparati bene che ti porto su in diretta. Allora. Mettiti un attimino che ci è riuscito. A entrare, ecco, mettiti così, bravissimo. Ancora non sei in diretta, stai tranquillo, senti solo me e io non ti sento perché ti vedo che parli, però tu senti la mia voce. Leo non ti sente neanche. Allora porto direttamente. Ancora non lo vedo, non lo porto. Eccolo, l'aggiungiamo adesso. Eccolo qua, a Franco Piccaretta. Buonasera, prof. Adesso puoi parlare. Leo. Buonasera, prof. Piccaretta, non Piccatre, Leo. Piccatre. Allora, Piccatre, allora non è tuo fratello il calciatore? No, il calciatore del Matera. Fratello. No, anche mio fratello ha giocato anche nel bar in Serie A. Capito? Però Piccaretta. Negli anni 80. Piccarreta, sì. Piccarreta, no, sì, io parlavo due allora... C e due R. Allora mi correggo, io avevo capito quel giorno quando ci siamo... Noi l'ultima volta, prof, ci siamo visti vicino, sì, agli zii di Eugenio, no? Da lì, da Magonia, esatto. Lì da esatto. Buonanima di zia Ini Suzza, no? Eravamo, sì, su, mentre la Madonna aveva guadagnato già la discesa del cucinaro. No, è vero, sì. Prof, ti do del tu perché ti vedo ancora giovane, mi viene difficile darti del lei. Senti, ti do del tu, prof, mi devi scusare. Leo, Leo, perché noi lo conosciamo benissimo, però fammelo presentare al pubblico. Chi? Bene, sì, presenta. Perché Franco Piccaretta ha insegnato lì nel nostro village, nel paese di Pallagorio. Negli anni 70, se non sbaglio, erano... Sei anni. 70... Da quale anno, Franco? 70. Dal 70 1976. Fino al 1976. Lui ha insegnato disegno. 6 anni sono stato. Sì, disegno. Arte insegnavo. Ecco, se non sbaglio, tu avevi una mini minor gialla. Mini Cooper. Marrone. Una, sì. Mini Cooper, sì. Marrone, bravo. Marrone perché me lo ricordo quando Franco parcheggiava questa Mini Cooper lì verso Collocatoria, verso Piazza Dante, no? E che poi sì, Franco ha avuto, Leo, sia da noi ha avuto tutti, sia Vincenzo, sia Carmela, mia sorella, no, del 63, forse si ricorda pure Franco. Carmela, mia sorella, Vincenzo... che ora fa l'imbianchino a Pallagorio, prof. Sì. Medea, parlo dei Medea, no? Di Medea, sì, mi ricordo comunque, Leo. Chiamami Franco, Leo?
Sì, Franco, non ti preoccupare, Franco, non ti preoccupare. Anche sappiamo perché, tutti della tua verve giovanile. Senti, io mi sono sentito un po' con alcuni miei ex alunni di Palagorio giorni fa, tipo Carmela Panebianco. Sì. Carmela, non ricordo, che risiede a Firenze. Sì. Carmela, sì. Panebianco. E mi diceva appunto che a Palagorio ci sono stati diversi casi comunque, Leo. Sì, ne parlavamo prima. Palagorio è arrivata a 30 casi perché un po' circoscritti, sì, un po' circoscritti, sì, cioè sì. Ci sono due famiglie che sono state prese un po' di mira dal coronavirus, no? Quindi magari non c'è un problema diffuso generale in tutte le famiglie, in tutte le case, però voglio dire, il problema rimane, perché se due famiglie o tre cominciano ad avere già quasi 30 casi, di cui 4 o 5 già guariti, quindi scende, no? Perché Palagorio fino comunque a settembre aveva tenuto a zero i casi. Poi non so cosa ci sono stati, qui dovremmo fare il lavoro dei magistrati, no? Mm. Vedere se ci sono stati, se ci sono state occasioni per il fomentarsi della malattia. Però voglio dire, questo non compete a noi. Sta di fatto che ora stanno calando e che il sindaco Lorecchio in pratica è molto arrabbiato con la Regione, che ha istituito la zona rossa a Palagorio, perché lui non è stato neanche avvisato né dall'USL e né dalla Regione che si stava istituendo la zona rossa a Palagorio. E non è un granché bello questo, no? Però, come ci ricorda Eugenio, che ce lo ricorda soltanto, l'ex USL, che ora sono le ASL ormai da decenni, se ci sono un tot di casi, loro chiudono. Magari farebbero prima ad avvisare anche i sindaci. È quello che volevo dire, Franco. Un paesino come Palagorio, che già in questo periodo diciamo poco movimentato perché è inverno, figuriamoci in zona rossa com'è. Infatti poco fa abbiamo messo un filmato e proprio è isolato, cioè fa paura vedere un paesino di adesso sono 1000 abitanti che risiedono, però non c'è nessun spostamento. Invece quando insegnavi tu all'epoca forse erano 2 o 3 mila gli abitanti negli anni 70. Intanto ho letto un commento che appare su Facebook, e non so chi l'ha scritto perché non mi appare, non so se Leo l'hai visto. Mi ricordo ancora quando mi ha picchiato, sarà un tuo ex alunno, Franco. Ai tempi di Franco non si picchiava più, dai. Ma non credo, dice, mi ricordo anche quando mi ha picchiato, non vedo qui da chi sia l'autore, perché mi dice, non vedo, forse se appare dopo o adesso vado a vedere. Comunque non mi ricordo che Franco picchiasse all'epoca. Io ricordo uno che invece picchiava ed era Ciccio Pozza, lui picchiava. Ciccio Cotta picchiava, spada paura anche. Ma no, io Ciccio Cozza sì, da lui presi delle bacchettate, appena me le ricordo e glielo dissi pure una volta quando Ciccio lui era in vita. Cotta. Ma Ciccio Spra pure picchiava ora, no? Ma dobbiamo dire che Ciccio io non Spare... ricordo. Te lo ricordi? Chi, Franco? Dico Spadafora, Ciccio Spadafora. Sì, ma lui non ricordo che Spadafora, che Spadafora, non lo ricordi? Sì, lo ricordo benissimo, ma non ricordo che lui. Ogni tanto, però... Ma tu, Franco, picchiavi pure Ciccio all'epoca? Ciccio Cozza è quella che picchia più. Ma tu picchiavi pure? No, Franco? No.
Ma ogni tanto così capitava anche quegli anni 70, che ogni tanto uno schiaffo, ma non più di tanto pure, Eugenio. Sì, sì. Perché tu ricordi qualcosa, Eugenio? No, no, io non ricordo. Io ricordo soltanto che tu, quando c'era l'ora di disegno, tu avevi un'espressione particolare. Sì. Vediamo, voglio che tu la ripeta. Vediamo, poi se no te la ricordo io. Che per noi era, diciamo, la frase tipica te, che ti... Quando arrivavi te con la classe di disegno, arte, ecco, tu dicevi una frase, vediamo se... Madonna dell'Incoroneta, qual era? No. No, no. Franco, ci sei? È un po'... Sì, ci sono, sì. Allora, tu dicevi, esci l'album. Non mi vedi? Sì, ti vediamo. Ma tu dicevi, esci l'album. Sì. Quella è una frase tua, diciamo che... Sì, sì. Se noi conoscevamo più il verbo cacciare, no? Caccia, togli l'album, ma esci l'album, ma era proprio tua. Quella era una frase tua. Esci l'album, gli album della sì, Raffaello. Franco, l'album della Raffaello, no? Sì, di Raffaello, vabbè, Raffaello. Raffaello Pigna. In quel periodo quella era la carta che abbiamo. Franco. Pigna, no. Franco. La tua che Pigna. Franco. C'è il mio genio. Allora, raccontaci qualche episodio, qualche aneddoto di... Raccontaci qualche aneddoto del tuo periodo di insegnamento a Pallavolo. Non so, qualcosa che successe tra voi insegnanti, qualcosa? No, sono tanti, comunque. Una gita a Capri. Io c'ero pure lì. Mi senti? sì, però io c'ero pure lì, in quella famosa gita. Ma tu sei venuto a Capri? Sì, c'era anche il... Buonanima Padre Antonio. L'Italia in miniatura avrete fatto pure. E Ciccio Cozzi con la moglie, te lo ricordi? Sì, confermo. Franco, avete fatto anche l'Italia in miniatura di Rimini in Illo Tempore, no? No, non l'ho fatta quella. Siamo rimasti nel napoletano, siamo stati 3 giorni. Quindi Capri, Sorrento. 3 giorni in Campania, no? Napoli, Sorrento, ecco. E lì ci siamo imbarcati anche a Sorrento. Ti ricordi la professoressa di italiano, la professoressa Trevito Giovanna? Bellissima, sì, me la ricordo. Trevito. La Giovanna, me la ricordo. Io me la ricordo dai racconti dei miei fratelli. Il professor Chiarello di... Sì, la Chiarello Giovanni... di Umbriatico, di francese, te lo ricordo? Sì, mi ricordo tutti, mi ricordo. Io Il professor Facente di Crotone. Facente. Il professore Leo? Facente di Crotone. No, non me lo ricordo. Sarebbe venuto dopo allora. Non me lo ricordo. No. C'è comunque, un po' di ritardo dell'audio. Comunque abbiamo trascorso dei begli anni lì a Palagoria. Ma non ci ha raccontato ancora un aneddoto. Ma ce ne sono tanti da raccontare, genio. Franco, ma una fidanzata a Pallagorio l'hai avuta? Non faremo nomi e cognomi. Una fidanzata di Pallagorio l'hai avuta? Vabbè, l'ha avuta, via, se ha sorriso l'ha avuta. Bene per voi, perché erano anni belli. Bene.
L'hai preso in castagna adesso, Leo. No. Però una risata è meglio di un'ammissione. Bene, bene. Sono contento per te, Franco. E anche per lei. Qualche pucherisa. Bene, no, ma io non sono moralista, poi, no. Non ho neanche fedi religiose da difendere. E anche perché devo aggiungere che Franco era l'unico, a differenza di tutti gli insegnanti che avevamo lì alle scuole medie, era l'unico che era, diciamo, vestito, era elegante, proprio alla moda. Tutti quanti gli altri giacca. Io avevo 6 anni, ma me lo ricordo. Me lo ricordo perché me ne parlavano sempre mia sorella Carmela e Vincenzo, che erano suoi alunni. Franco veniva vestito proprio, cioè lanciava la moda lì, quindi immagina le donne, le professoresse come gli stavano addosso a Franco. E aveva un bel baffone tipo Antonio Ferraro, vero? Tipo Antonio Ferraro di Andria e Pallagorio. Comunque Franco, per quanto riguarda con Antonio ci sentiamo. Vi sentite spesso? No, Franco, ti stavo dicendo che con Antonio Ferraro ci sentiamo spesso. Bene, mi fa piacere perché Antonio non è un parlare dietro, è una persona squisita, oltre che molto generosa. Franco? Sì. Io allora, c'è un... spesso con Antonio. Franco? Dimmi, Leo? Sono io, Eugenio. Ti volevo ricordare io qualcosa per quanto riguarda la gita. Eugenio. Per quanto riguarda la gita a Capri, se ben ricordi, poi siamo andati a dormire in un hotel a Sorrento. A Sorrento siamo andati a dormire. A Sorrento, sì. A parte che siamo stati a Capri e tutti abbiamo... vomitato su quel traghetto all'andata, nessuno si è salvato, tutti quanti c'è stato mal di mare, eravamo al ritorno invece no, però la sera io mi ricordo nella mia camera c'era Antonio Pellegrino, cosa abbiamo fatto? Non so, alcuni hanno durante la gita a Capri sono andati a comprare dei giornaletti delle riviste pornografiche. Eccoci. Allora poi l'hanno saputo gli insegnanti Ciccio Cozza e ha sequestrato tutto, perché queste riviste erano nelle camere di noi che finalmente eravamo fuori. E poi bisogna vedere se il prof le buttò le riviste o se le portò a casa lui, non lo sappiamo, questo non ci è dato sapere. Sicuramente. Ecco, c'era pure Padre Antonio, ti ricordi, Eugenio, Franco? Ultimamente ho sentito. Sì, Antonio, sì. Ultimamente sono sentito anche con Carmine Sotillo. Te lo ricordi a Carmine Sotillo? Certo, vive a Prato. Siamo coetanei. Lui sta a Prato. A Prato? Sì, ma una persona molto gentile comunque. Mi sono sentito circa un mese fa, lui era a Pallagorio e poi l'ho chiamato, che lui risiede e fa l'architetto a Prato. Sì, so che è a Prato, vive a Prato, però io sono anni che non lo vedo perché io quando torno in paese... nei mesi, diciamo, aprile, maggio, giugno, poi dopo rientro e loro scendono tutti in estate. Io evito, diciamo, l'affollamento del paese. Però lo seguo, ci sentiamo via Facebook. Ah, io lo vedo sempre a Pallagorio. E poi Carmine magari ci sta anche ascoltando ora, perché è un assiduo di Radio Teleparse, quindi potremmo averlo ora fra i radio telespettatori. Sì, perché lui è nei nostri gruppi e con i like, insomma, si fa sentire. Volevo chiedere a Franco, ma tu dove abitavi quando stavi a Pallagorio?
quando insegnavi a Pallavrio? Ma lì, da zia Inisuzza, laggiù al Cucinaro, no? Verso Antonio Blandino. Sì, no, vediamo. Io, sì, comunque io ho cambiato spesso, perché all'inizio stavo con Lina Astorino. Poi sono passato dalla famiglia Licciardi. Licciardi però da Salvatore Raffaele Licciardi, no? E poi successivamente, quando è arrivato a Pallavolo Brunello professor De Masi, che salutiamo. Allora abbiamo preso, sì, quando lui è arrivato lì a Pallavolo De Masi Brunello, allora abbiamo, ho lasciato la casa di Ricciardi e siamo andati giù al Cucinaro, verso il Cucinaro. Adesso non ricordo la casa quale di preciso. Lì abbiamo preso vicino casa a zio qui. Balsamo, Eugenio, vicino a zia Balsamo, no? Ho capito, ho capito. Quindi è abitato più nella zona del Cucinaro. Ricordo che là vicino, vicino la casa di, io ricordo la signora Matilde, che abitava in quella in zona arco di Largo Rattazzi, la zona arco, ho capito, era molto affabile. Comunque Pallavolo io l'ho vista un po' trasmato nell'ultima volta. Come, non ho capito, come l'hai vista? Dico, l'ultima volta che sono stato a Pallavolo, l'ho visto completamente cambiata anche Pallavolo, tutta pavimentata anche quella zona, Leo. Sì, 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 ci sono stati questi fondi regionali, no, per pavimentare il centro storico, e il sindaco è stato anche abbastanza bravo ad intercettare questi fondi della regione, no? Quindi lì c'è stata una bella coproduzione, sì, fra governo di sinistra regionale e governo locale. Voglio dire che è lista civica comunque, quindi voglio dire, oltre gli steccati politici e vedere di chi governava in quel momento la regione dal centro-sinistra, sono stati intercettati questi fondi e ha fatto bene il sindaco di Pallavolo a pavimentare. Non sarà la pietra del luogo ora, Franco è anche un professore e sa benissimo, no, della peculiarità della pietra di Andria, di Bitonto, non sarà proprio la pietra di Pallavolo, però fra quello e il catrame è meglio come pavimentato ora. Sì, sì. Meglio del cemento tutto. Sarà, sì, d'accordo, sì, anche Franco. Sì, sì. Comunque è stato fatto un buon lavoro comunque. Un buon lavoro, una buona sinergia fra regione, sì, e comune. Mi sono sentito anche con il sindaco Lorecchio, pure quando ci sono stato a Pallavolo, ne abbiamo anche parlato di questo. Sì, ne ho parlato con il sindaco pure, con Lorecchio. Sì, con Franco c'è pure c'è un po' di delay, un po' di ritardo dell'audio. Sì, si vede. La tua cosa. Franco, ti volevo chiedere prima di concludere, ma come mai tu non hai Facebook, sì, sì, Franco? Franco, perché non hai un account? No, non sono su Facebook, Eugenio. Come mai? Qual è la ragione? Sono soltanto su WhatsApp, però. Ma così, per mia volontà, non. Capito. Quindi non è proprio così, non hai provato? Sì. Sì. Franco, vuoi salutare qualcuno in non ho deciso di inserire su Facebook. Ho capito. Franco, dove? Pallavolo. Andiamo. Che vuoi salutare qualcuno? È tutto tuo, sì, la schermata.
Vuoi salutare qualcuno, Franco? Io di salutare qualcuno in che cioè Palagorio? Sì. Ma io saluto tutto il paese di Palagorio perché mi ha ospitato pure. Ascolta Franco, siamo contenti di averti avuto, ci hai messo tanto tempo per venire, ma finalmente ti abbiamo avuto in diretta e ci devi fare una promessa che ritorni di nuovo in diretta. Ci prometti che ritorni di nuovo in diretta? Certamente, ci risentiamo, Eugenio. Ciao Franco, alla prossima! Un abbraccio, certo. Buonanotte, buonanotte in Puglia. E tu sei? Qual è il tuo paese lì? Ciao Leo. Ciao Franco, buonanotte ad Andria. Grazie. Andria. Corato. Corato, picca tre, picca rete a Corato. Io sono a Corato, provincia di Bari. Va bene, poi ti invio la trasmissione. Andria appartiene alla BAT. Andria Bat, Barletta sì. Trani, Andria. Franco, ti invierò Andria la versione. Bat. Ti invierò la Barletta, versione YouTube. Andria Trani. Franco, ti invierò la versione YouTube su WhatsApp visto che non c'hai Facebook. Un abbraccio e buonanotte. Buonanotte, Franco, alla prossima. Sì. Buonanotte, Eugenio. Ciao, buonanotte. Leo, alla prossima, speriamo di rivederci a Palagorio, Leo. Benissimo, sì, magari nell'estate prossima. Ciao, buonanotte. Ciao. È sempre un piacere avere Franco, ovviamente, no? Perché sì. Ha sempre questa carica affettiva per Palagorio. Sì, tu lo senti la sigla di chiusura? Sì, sento la sigla, allora salutiamo tutti. È una tarantella. Ho scelto una tarantella. Sì, della migliore tradizione di Domenico Tripodi, no? Evviva Luvino, e senti chi balla. Abballati, finiti e maritati. E abballati buono. Allora, Leo, purtroppo non sono venuti, avevo tra 5 o 6 ospiti che dovevo portare, solo Franco è riuscito a venire tramite WhatsApp, gli altri non li abbiamo proprio sfiorati, forse perché qualcuno si mette paura, c'ha un po' di timore di venire in diretta. Comunque invitiamo di venire come ha fatto Franco Piccarretta, ex insegnante di Palagorio che ci ha allievato questa sera. Avremmo voluto avere un contatto di diretto dal Villa, ci ha mandato pure a Gina Spina il link, ma si vede che lì nella palla non c'è connessione, perché lei mi diceva proprio questo, che non c'è poca connessione in questi giorni, o forse perché sono tutti attaccati tramite cellulari e quindi non ce la fa. Qualcosa che avrebbero poi magari prenderò questo discorso col sindaco, perché glielo dissi molte volte di fornire free gratis wifi a tutta Palagorio, bastavano 3 antenne comune lì Tefuscet e poi non so al Carmine, e si copriva tutto il paese, 3 antenne wifi per dare accesso a tutti quanti invece di spendere di fare tante altre cose, perché ormai il wifi non è un lusso. Wi-Fi, per chi non sapesse, sarebbe la connessione gratis su internet. Leo, anche tu hai visto quando vai giù in paese, fai salti mortali, salire sulla scala per collegarti. Te l'ho detto, io ho la fortuna di avere comunque a livello team su da mia sorella che si prende e riesco a doviare, altrimenti sono problemi. Ma in certe zone ci sono problemi anche con Vodafone, in certe zone, non... Sì, sì, insomma, sì, ma... Vabbè, comunque, vabbè, c'è da lavorare su questo ancora, se no rimarremmo indietro. Comunque, voglio dire, la trasmissione tutto sommato è andata bene, poi abbiamo avuto, non siamo una trasmissione di gossip, però abbiamo avuto anche questa bella missione che Franco Piccarreta a Palagorio ha avuto anche una fidanzata, tanto
stiamo parlando del 70-76, no? Voglio dire, non sì. È un gossip storico, meglio così, no? L'importante sì. Importante è che ci sia amore, affetto e rispetto. Sì, 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 sì. Allora, sì, deve essere così, perché altrimenti non ci sarebbe, come dire, contatto umano, specialmente mo adesso con questo periodo che lockdown. Manca proprio il contatto umano, perché d'ora in poi apprezzeremo molto di più quando si stringe la mano o si abbraccia una persona, perché oggi non si può fare, quindi avere un contatto umano, stringere un amico o una persona cara, si prova quel calore che cerchiamo in tutti i modi di diffonderlo via telematica, via questi video. Perché... Sì, ma via via, purtroppo questo virus ha agito anche su questo in maniera, no, proprio blasfema, diciamo, no? E sì, le persone neanche si fidanzano più, ci sarà un calo delle nascite, ma che scherziamo, speriamo in 2021 dove tutti ci possiamo tutti potremmo riabbracciare le nostre fidanzate. Sì, anche perché sta sconvolgendo tutte le nostre, diciamo, abitudini, e dovremmo riadattarci a questi nuovi approcci, perché io francamente dare il gomito a una persona non sembra più, è come dargli uno schiaffo a una persona. Che no, il gomito io lo evito, no, il gomito non si dà, ma è meglio salutarsi a parole e dire che questo è un periodaccio e poi andare avanti. Sì, meglio, no? Vi ricordiamo che saremo in trasmissione sabato prossimo, questa volta non con questo formato, ma saremo con la solita trasmissione con noi dal mio profilo, anche da YouTube con noi. Cercherò di invitare il sindaco Leo, così lo diciamo. Sì, sì, ma via via, secondo me stai facendo bene a livello di scaletta, no? Stai facendo bene, perché effettivamente tu giustamente dobbiamo sentire tutti, hai invitato pure Gina, quando sarà che sarà disponibile con wifi e tutto potrà intervenire pure Gina, perché sono momenti in cui soprattutto andrebbero sentiti tutti sempre, però questi sono momenti eccezionali in cui tutti vanno sentiti, no? Ma anche il discorso screening di massa, fotografo solo un minuto, certo è una misura anche quella, non è risolutiva, purtroppo non è risolutiva, perché un minuto dopo un negativo potrebbe diventare positivo, però voglio dire, da parte tua, tu stai mandando inviti a tutti, e quindi voglio dire, poi cercheremo di avere anche Gina. Certo, infatti sarebbe, diciamo, l'ideale averli tutte e due insieme a confronto, perché così domanda e risposta in simultanea, invece di fare replica dopo, quando magari è passata quell'oretta di trasmissione. Quindi è mio, diciamo, nel programma di averli tutti e due questo prossimo sabato, e anche per essere più, come dire, più facilitato per loro, farò in modo che non sarà di notte ma sarà di giorno la trasmissione, quindi sarò io di notte, perché da me adesso sono le 9:22, da te sono le 23:22, e quindi la trasmissione partirà da me verso le ore 22 o 23, e saranno le 13 ora locale in Italia. Quindi... Ecco l'orario, lo inquadro. Sì, lo abbiamo visto, 23 e 22. E 22. Sì, sì, va bene. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Sabato per con noi, però... Sabato per noi, ci vediamo con noi, sì. Ma Serrina e te qui vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Qualcuno ha commentato, o non so, arrivano i commenti, devo aprire un'altra scaletta per vedere i commenti, vediamo. Ci dicono buonanotte. Era amico con Zaccaria, c'era un altro. Comunque vi diamo la buonanotte, e ricordate che potete vederla questa trasmissione dal vostro profilo su Facebook. Ma se volete che i vostri amici la rivedano, i vostri amici, dovete condividere. Condividete sul vostro profilo, quindi i vostri amici potranno
rivedere la trasmissione. Se voi non condividete, i vostri amici che non sono o non fanno parte di Facebook o del gruppo Radio Teleparsec non potranno accedere, a meno che non vadano su YouTube. Su questa nota ci salutiamo, Leo? Allora, noi diamo l'appuntamento a quella che ci sarà prima, quella trasmissione che ci sarà prima, a con noi, e poi a martedì te Sirin Sidemi. Va benissimo, ciao! Saluti a tutti, saluti! Sì. Saluti. Buonanotte, buonanotte.